Sì, vittoria importantissima, vittoria importantissima, godo, sì, e vai, e si ribalta, ci voleva questa, la testa per ribaltarlo, la testa è quello che ha avuto il Napoli, quello che ha avuto il Napoli, grande Napoli, ancora nessuno sopra di noi, 7 partite di campionato, 7 vittorie di fila, peccato ancora per l'Europa League, però ora pensiamo alla prossima, ora pensiamo nel frattempo a festeggiare questa partita e a godere, sì, vittoria importantissima. Vittoria importantissima, vittoria difficilissima, vittoria sudata da grande squadra nel finale. Da grande squadra, vittoria sudata, però portata a casa da grande squadra nel finale. Complimenti, complimenti. Bravi ragazzi, bravo anche Spalletti. E bravi ragazzi soprattutto a reagire dopo il gol subito. Perché ho visto proprio una reazione e ho visto anche che un Napoli che ha iniziato anche a giocare dopo il vantaggio della Fiorentina. Comunque io la Fiorentina la temevo tanto e infatti l'ha dimostrato di essere forte, l'ha dimostrato di essere forte in questa partita contro la capolista, che posso chiamarci capolista, ancora capolista siamo ancora capolista. E ancora complimenti a questo Napoli, ancora complimenti a questo Napoli. Ed ora si inizia a vedere la classifica. E la classifica dice: dopo 7 giornate, dopo 7 partite, sono 7 vittorie su 7 da parte del Napoli. Da parte del Napoli, sì, la Juve vince ieri. La Juve ha vinto ieri. La Juve ha vinto ieri. Però, ha vinto ieri. Però il giorno dopo vince il Napoli. Il giorno dopo vince il Napoli. I punti di distacco, quanti ne sono? Sono ancora 10. Ragazzi, sono ancora 10. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare così. E dalla seconda abbiamo 4 punti di distacco. 4 punti di distacco dalla seconda. Complimenti al lavoro che sta svolgendo Luciano Spalletti. Veramente sta svolgendo un lavoro pazzesco, un lavoro incredibile. Un lavoro incredibile. E dall'altra parte si devono fare i complimenti alla Fiorentina, perché se li merita tutti, se li merita tutti. La Fiorentina, i complimenti se li merita tutti. E analizziamo un po' la partita ora che l'ansia è terminata, perché veramente negli ultimi secondi di gara, negli ultimi minuti di gara abbiamo sofferto, però da grande squadra abbiamo saputo soffrire. Il Napoli ha saputo soffrire, quindi complimenti. Allora, inizia la partita Fiorentina-Napoli. Una Fiorentina sempre in possesso nel primo minuto, poi il Napoli prova a fare qualche imbucata per Osimhen, però poi viene fermato. La Fiorentina ancora possesso palla, tanto possesso palla, ma senza arrivare mai in area di rigore. Poi man mano è iniziata ad arrivare, è iniziata a prendere coraggio, è iniziata a prendere coraggio e quel coraggio l'ha portata a segnare il gol del vantaggio. Ha fatto sì, ha fatto risvegliare il Napoli quel gol, perché dopo il gol il Napoli poi con una falcata di Osimhen, grazie anche ad Osimhen, riesce ad avere il rigore che permette di fargli pareggiare la partita al Chucky Lozano. L'ha battuto Insigne, l'ha sbagliato. Il portiere veramente si può dire che ha fatto una grandissima parata. Complimenti a Dragowski, ma complimenti anche a Lozano che è stato pronto al posto giusto.
I complimenti ad Insigne non vanno perché Insigne là ha sbagliato. Sì, però Insigne, forse se stava un altro portiere in porta lì non l'avrebbe parato. Ma se sta un portiere come Dragoschi, che a me veramente piace da morire, un portiere come Dragoschi, e veramente ha fatto una grandissima parata. Quindi l'errore non è stato di Insigne, ma è stato più che altro anche la bravura del portiere, perché veramente ha fatto una parata con la mano di richiamo, quindi veramente una parata incredibile. Incredibile. Arriva il Chucky Lozano pronto a colpire in rete 1-1. Il Napoli che poi continua e prova anche a fare il 2-1 con una rovesciata di Osimhen incredibile. Se andava dentro quel gol, veramente era qualcosa di straordinario. Aveva fatto un gol incredibile Osimhen. La sfida contro Vlahovic l'ha vinta nettamente Victor, il nostro bomber, Victor Osimhen, perché poi Vlahovic, sinceramente, non l'ho proprio visto e non ho visto nemmeno che ha toccato un pallone. Non l'ho proprio visto Vlahovic. Vlahovic ha fatto una partita da 4 e mezzo, invece Osimhen senza gol ha fatto una partita da 7. Non perché sono napoletano, ma perché l'ho visto giocare. Ha fatto veramente una partita incredibile. Una partita incredibile. Mamma mia. Inizia il secondo tempo, il punteggio è solo 1-1. La Fiorentina prova di nuovo a fare la partita. Il Napoli tutto calmo lì dietro. Poi riparte, si guadagna un calcio di punizione che viene messo giù Lozano, che con la sua velocità lo devi solo mettere giù. Viene messo giù Lozano, cross in mezzo, colpo di testa di Rachmani, preciso, di testa, la mette nell'angolino basso. Lui stava a sinistra, il pallone va a destra e lì Dragoschi non sapeva cosa fare, non poteva far nulla e quindi vanno fatti i complimenti a Rachmani. Domani uscirà anche il pagellone e scusate ancora della tosse. Poi si è visto una Fiorentina che cercava di fare il gol del pari ma non c'è riuscita, l'ha cercato fino alla fine. Si è visto una Fiorentina che attaccava, poi il Napoli prendeva palla, la buttava in avanti e con le fasce, il Napoli con i velocisti, con Politano, perché poi è stato sostituito Lozano, è stato messo Politano, forza e fresca, ha fatto bene Spalletti, il Napoli guadagna qualche punizione, vengono battute, poi la Fiorentina recupera palla e andava ad attaccare, e però ha trovato molte volte la roccia di Caliduri, lì la roccia del nostro difensore, la roccia di uno dei difensori più forti della Serie A, non dico il più forte, ma si vede a fine anno. Quindi complimenti anche a Koulibaly. Mario Rui, devo dire la verità, anche lui, volendo, ha fatto una bella partita. Anche Mario Rui mi è piaciuto. Niente, grande Napoli, grande Napoli. Forse se stava un as avevamo un'arma in più per chiuderla. Se stava un as purtroppo si è infortunato e quindi non l'ha potuto far subentrare Luciano Spalletti, e quindi purtroppo si è infortunato e non abbiamo avuto quell'arma in più per portarci sul doppio vantaggio e vincere la partita con più sicurezza. Scusate ancora, stasera ho la tosse, non so il perché. Ancora una bella prestazione di Anguissa. Niente, non ho più nulla da dire. Non ho nulla da dire e quindi ragazzi vi saluto, vi invito a lasciare un bel like se state godendo anche voi come me. Fatemi sapere voi tifosi napoletani se siete contenti, fatemi sapere i tifosi della Fiorentina perché devono essere contenti, non per il risultato, ovviamente non sono contenti per il risultato, ma per la prestazione, perché la prestazione è stata una prestazione non da mettere da parte, ma ampiamente sufficiente. E niente. Vi saluto.
Cioè, ragazzi, e si gode nessuno sopra di noi, più 4 dalla seconda, più 10 dalla Juve e più 5 dal Milan, che però deve giocare questa sera, deve giocare esattamente fra mezz'ora. Me lo vado a vedere e poi lo commento qui insieme a voi, in vostra compagnia. Vediamo un po' che fa, vediamo se il Milan poi scavalcherà l'Inter, andrà lui al secondo posto, vediamo un po' se l'Atalanta vincerà e si metterà anche lei, diciamo, se vince l'Atalanta va a 14 punti, quindi al quinto posto, si metterà al quinto posto e poi vince sotto la Roma comunque, perché poi la Roma ha vinto ad Empoli 2-0, vittoria perfetta, precisa, con un gol di Pellegrini e Mkhitaryan. E niente, ciao ragazzi, ancora complimenti al mio Napoli, forza Napoli sempre, dai ragazzi, continuiamo così, continuiamo questo, continuiamo così. Ciao ragazzi.